Ricordate Fiorentineria? Ebbene, Fiorentineria ha creato il Pack Week, sarebbe un box con dentro dei tagli per mangiare una settimana. Diciamo che poi entrare un pochino più nello specifico. All'interno di questo box, di cui adesso vi faccio vedere uno dei così protagonisti, c'è anche lo spezzatino. E allora mi è venuto in mente, ma perché non faccio un bello spezzatino alla birra? Perché non usare il Big Green Egg? Perché non usare la Lodge? Perché non usare la casseruola di ghisa? E allora noi iniziamo la preparazione oggi, in questa giornata meravigliosamente grigia, e cominciamo con grande pazienza a fare che cosa? La marinatura. La marinatura ci richiederà naturalmente la birra, della salsa barbecue, eccetera, eccetera. Abbiamo un chilo di spezzatino che poi andremo a rosolare e poi a cuocere a fiamma lenta dentro il Big Green Egg. La prima parte di rosolatura, cercheremo un po' di capire quali saranno le quantità, la faremo nella Lodge dentro il Big Green Egg, sparato a palla intorno ai 200 gradi e passa. La seconda parte invece la faremo dentro la casseruola, quando andremo a mettere tutta la marinata, e quindi aspetteremo che così si riduca un pochettino per avere un gusto pazzesco. Alla fine, grande aggiunta di origano secco e di rosmarino fresco. Rosmarino non ci manca, almeno a vedere qui la piantona che si sta continuando così a migliorare, a crescere. Ma che bella pianta! E poi da verde perché torneremo naturalmente in Big Green Egg per 40 minuti, come dicevo, a fuoco medio, a fiamma media. Aggiungeremo i pomodorini, se avrò voglia di andare a comprare, altrimenti niente pomodorini e andremo semplicemente con la birretta. Sono molto contento di provare lo spezzatino, perché lo spezzatino è qualcosa delle radici, qualcosa che non significa soltanto cucina del recupero, magari di qualche taglio che non era particolarmente interessante, anzi, grande qualità, quindi adesso andiamocelo a vedere questo spezzatino. Che dite? Eccolo qua il mio spezzatino, guardate tra l'altro il packaging, ormai tutto il mondo è brand, e anche Fiorentineria mette dentro il suo brand. Diciamo, un chilo, eccolo qua, mannato Italia, macellato Italia, allevato Italia, con tutti i codici, le certificazioni, come sempre sapete che la qualità c'è, un chiletto, qui abbiamo due cucchiai di salsa barbecue, ma non una salsa barbecue normale, ho usato la cherry cola che io metterei anche più o meno nel tè. Avrò bisogno di 2 cucchiai d'olio e soprattutto avrò bisogno di 600 ml di birra. Io utilizzo la Saison un po' perché mi piace, di vetro avete già imparato a conoscerla, un po' perché è l'unica birra che ho in casa. Adesso uniamo il tutto, mettiamo nel ciotolone, copriamo con pellicola e poi boom, pronti via, nel frigorifero per almeno 3 ore. In realtà io però non farò 3 ore, farò molto di più, farò fino a stasera. Perché? Perché è mezzogiorno e mezza e mi sono svegliato tardi per fare una ricetta per pranzo, quindi si cucina per stasera. Allora, guardiamo insieme lo spezzatino. Lo spezzatino, ragazzi, infiltrazioni giuste, a me intriga mica poco. Allora, uniamo gli ingredienti. Gli ingredienti sono 2 cucchiaini di cherry cola, che piace alla gente che piace. Ok, poi tanto tutto il dito. Poi girino di sale, anzi sale abbastanza abbondante, tanto un chilo di carne, ve lo ricordo. E poi un pochino di olio, 2 cucchiai, per cui ecco fatto, ovviamente extravergine d'oliva, nel nostro caso sono andato assolutamente occhio. Adesso ci sporchiamo le mani. Sì, magari lavati quella con cui hai ciucciato il dito. Ma la mangio io, poi ma chi se ne importa? Allora, voi ovviamente usate i guanti alimentari quando fate da mangiare al ristorante. Ma se fate da mangiare al ristorante, non mi mettete mica a guardare i miei video. Allora, i nostri video, anzi, perché c'è anche la villa che sta reggendo in maniera perfetta la DJI Osmo Pocket. Allora, adesso si tratta di amalgamare bene il tutto massaggiando e si crea un sapore, Diana, che come lo definiresti te? Saporoso, diciamo. Sì. Perfetto. Una volta fatto questo, e stavolta devo veramente lavarmi le mani, aggiungiamo la birra. Sarebbero 600, noi facciamo 660, fino a coprire in sostanza che cosa? Il nostro spezzatino. Una. E 2. Adesso mettiamo a riposare dentro il frigorifero fino a stasera e poi ragazzi ci vediamo sul Big Green Egg. Siamo giunti a sera, il mio Big Green Egg è già acceso, comunque in fase di accensione. Ho messo il carbone soltanto da una parte perché mi tengo poi una zona di sicurezza dall'altra.
Qui ho i pomodorini datterini, non ciliegini, datterini tagliati in quattro, uno spicchio di aglio, dell'origano, olio extravergine d'oliva e qui ho dei rametti, un po' sghembi in realtà, di rosmarino fresco. Qui invece c'è il mio spezzatino che dopo 3 ore è diventato così, molto colorato, molto profumato. Adesso noi andiamo a prendercelo e andiamo a rosolarlo, ma prima dobbiamo lavorare sul pomodoro. Ok ragazzi, siamo pronti. Allora, girino di olio dentro la mia loggia. Poi facciamo soffriggere un favoloso spicchio di aglio. Ovviamente questa è una ricetta che io faccio qui solo per pretesto, ma voglio far dare nei 40 minuti in cui lascerò il mio spezzatino a fuoco medio, che nel mio caso è una cottura in diretta a circa 180 gradi. Voglio semplicemente dargli un minimo di affumicatura del carbone, no? Per questo, una volta che abbiamo rosolato tutto, aggiungiamo lo spezzatino. Aggiungiamo lo spezzatino. Ok, adesso me lo faccio rosolare un po' e poi lo passo dentro alla casseruola di ghisa per fargli fare la parte a cottura in diretta. Ora intanto si è suicidato, ma lo vado a recuperare subito. Adesso devo fare un'operazione che non sarà del tutto a favore di camera, anzi sì. Posso fare così, vediamo un po' se riesco a non fare un casotto. Sì, così dovrebbe bastare. Prima della logica ho preso un quintale. Allora, giro tutto dentro la mia stupenda, meravigliosa casseruola di ghisa, anche quest'ultimo pomodoro, poveraccio, e vado ad aggiungere anche il resto della marinata. Cosicché il mio spezzatino in cottura in diretta, adesso ve lo faccio vedere un po' meno, così dovrebbe bastare, vada a cuocere appunto in temperatura in diretta a 180 gradi e lo faccio andare. Dovrebbero servire più o meno una quarantina di minuti, ma ce lo curiamo perché come sempre quando è cotto è cotto. Questa ve la racconto, avevo il termometro a 250 gradi appena ho chiuso tutto, è sceso in neanche 6 minuti, 5, 10 minuti, 6 minuti ho sparato assolutamente a caso, 5, 10 minuti intorno ai 175, adesso lo sto stabilizzando e lo facciamo andare così. Volete vedere lo spezzatino? Lo faccio vedere lo spezzatino, tranquillo, tranquillo, guardate lì, noi puntiamo al fatto che si rapprenda un po' il sughetto, quando il sughetto era preso, bam, lo togliamo e proviamo a mangiarcelo, io ho già fame, Allora ragazzi, sono passati 50 minuti, andiamo a vedere insieme, siamo sempre intorno ai 180 gradi, come è diventato il nostro favoloso spezzatino. In effetti, un po' di liquido si è rappreso tanto da diminuire a livello anche di altezza di liquido. Niente male, però prova del fuoco. Io me ne tiro via un pezzettino, un tuchelin, e lo vado ad assaggiare fuori campo. Intanto chiudo, fatemi un secondo, sempre qui, eh. Allora, buono. Me lo faccio andare ancora un po'. Allora ragazzi, è andato un'ora e mezza e nell'ultima parte l'ho spostato sulla cottura diretta e vedete quanto si è ristretto tutto il mio sughetto, la mia marinata. Adesso io vado a prendermene un pochettino e lo assaggio per voi. Ragazzi, io provo. Buono, ma manca ancora una cosa.
cosa mancava? Spolveratina di origano, e rosmarino. Ragazzi, è una cannonata. È una cannonata. Corro a mangiarlo. Poi le considerazioni. Una cannonata! Allora, voglio essere estremamente sincero con voi. Lo spezzatino era una bomba. Probabilmente avrei dovuto soltanto toglierlo 5 minuti prima. Perché? Non tanto perché era gnocco, ma perché sicuramente ci sarebbe stato un pochino di sous vide in più e con la patata lessa che ci ho messo insieme sarebbe stata la morte sua. Ci avrebbe avuto un rosso trentino pazzesco e infatti se guardate la mia faccia rappresenta tutto il godimento del caso. Quindi avete visto la nostra versione dello spezzatino di fiorentineria che, come vi raccontavo, è inserito all'interno di un box che costa poco più di 100 euro, il che significa che avrete carne per una settimana con una spesa per pasto relativamente contenuta. Quindi io vi consiglio di andare a guardare su fiorentineria.com tutte le offerte per i vari box settimanali che ci sono e di fare la vostra scelta. Naturalmente c'è anche il box griglia, che non è stato quello che abbiamo avuto noi. Nel nostro ci sono, oltre allo spezzatino, 6 hamburger, il campanello di manzo, poi c'è il cappello del prete, poi c'è la fesa, insomma tanti tagli che non devono passare per forza dal barbecue, ma che possono anche passare da una cottura in padella dentro casa senza stare con lo smanicato di un'iniziativa di amatrice come il mio, per cui lì potete veramente spaziare come volete anche senza andare a utilizzare i prodotti che abbiamo utilizzato noi oggi. Noi oggi abbiamo utilizzato il Big Green Egg. Sto zitto volutamente perché che cosa volete che aggiunga sul Big Green Egg? Ragazzi, il Big Green Egg è una bomba, cioè è come parlare male di una fuoriserie, non puoi parlare male. Sì, puoi dire che non ha il bagagliaio la fuoriserie, ma che ti frega se cerchi la prestazione? Se parli di una Session Vegan, puoi dire che non ha la prestazione, ma se ti serve il bagagliaio, voglio dire, di che cosa stiamo parlando? Per cui il Big Green Egg, in questo senso, spettacolare. Io vi ricordo come sempre che il BBQ Lab, quindi bbqlab.it e bbqlab1984 su tutti i social, è lì ad aspettare le vostre domande su Big Green Egg, perché io ce l'ho in prova temporaneamente e devo dire che sto pensando di cambiare paese per così non restituirlo. Non so se ce la farò, però. Vabbè ragazzi, come sempre in chiusura vi ricordo i nostri contatti: luca@bbq.it per le domande, diana@bbq.it per le informazioni commerciali e poi come sempre il Bornos e BBQ su Instagram per guardare tutto quello che facciamo anche da un punto di vista social. Vi invito a iscrivervi se non volete, invece nessun problema, non muore mica nessuno. Così come vi ricordo il canale di Amazon, il canale di Telegram, che devono ancora essere ben implementati, però insomma ci stiamo lavorando. D'altronde non è che c'è una squadra, un miliardo di persone dietro, noi guardiamo però avanti e speriamo di riuscire a diventare belli strutturati. In chiusurissima, qui per iscrivervi, cliccando la campanella restate sempre in contatto con noi per capire tutte le novità e tutto quello che gravita intorno a questo magnifico mondo del barbecue, e poi qui sotto per un ulteriore video se ne avete voglia, magari un altro in cui ho usato il Big Green Egg, quindi la sash, almeno fino a questo momento. Domenica 25 ottobre, ragazzi, noi ci vediamo presto, vi mando un grande abbraccio, vi voglio bene, ciao!